Eccomi qua, oggi vi faccio un video su un'app che ho scovato guardando tra le varie dell'Apple Store, utilissima per stampare le foto, visto che ne ho tantissime nel mio cellulare. Allora, l'app si chiama Imprify ed è questa qui, e ho trovato che questa app è particolarmente facile, veloce, utile e dal risultato eccellente. Allora, ecco come mi è arrivato l'album. Un tempo veramente zero perché l'ho fatto, mi pare, di lunedì sera, il mercoledì era già a casa mia. Allora è arrivato così, vedete che bella scatola, quindi molto elegante. E questo è l'album che ho creato. Ci sono circa 34 foto. Il costo dell'album è all'incirca quasi 1 euro, meno di 1 euro a foto. E comunque la resa è molto bella perché vedete che la copertina, un attimo, ecco qua che lo stacco. Ha la possibilità di scegliere 5 foto da inserire, quindi viene molto carino. Non mi pare si potesse scegliere il colore dell'album esterno, ma chi lo sa, magari un domani si potrà. Non avrei scelto nero, ma insomma mi è arrivato così. Adesso, appunto, ripeto, non so se ho sbagliato io qualcosa oppure era impostato nero. Poi si apre, io ho scritto il titolo, quindi voi potete sotto ogni foto. Quindi ogni pagina conterrà una foto e voi potete mettere la didascalia. Questo mi è molto piaciuto perché non sempre si può fare. E poi ho messo le foto dei miei bimbi. Io ho fatto da giugno del 2014 a febbraio 2015 e poi ho scritto sotto una breve descrizione, tipo qua ho scritto ultimo giorno dell'asilo, poi la gita che avevo fatto, questo è il mare, primo giorno di scuola, quindi insomma ho messo un po' di fotografie. E secondo me è una cosa davvero carina, più che altro per la velocità, perché comunque voi dal cellulare selezionate le foto, le mettete in ordine e poi l'album parte. E veramente neanche in 2 giorni mi è arrivato l'album a casa. E secondo me è un bellissimo regalo che si può adattare a qualsiasi, diciamo, secondo me, evento, perché può essere anche un bell'album, che ne so, nasce la mamma, magari fagli trovare a casa l'album con la pancia, oppure per la festa del papà, per la festa della mamma, per i nonni, per gli zii, per San Valentino, per il proprio innamorato, per la propria innamorata. Quindi poi è velocissimo, quindi in esecuzione io mi sono trovata veramente benissimo col cellulare a farlo. E spero di avervi dato un consiglio utile, quindi ve lo faccio rivedere. Questo qui è l'album fatto con l'app Imprify. Ciao ciao!